Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti. Se è la prima volta che sei su questo canale, parliamo di profumi. Qualche giorno fa sono andato a comprare dei profumi nella mia profumeria di fiducia, Terriaca di Latina. E Roberto, un amico ormai, mi ha consigliato questo profumo qui. Mi sono innamorato. Andiamo. Error. Prima di cominciare, ragazzi, vi invito davvero ad iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto, perché ho visto che tanti di voi guardano ma non si sono iscritti. E se vi piace il contenuto che porto, se vedete più video, allora prendete in considerazione di iscrivervi al canale, così non vi perderete nessun video. Cliccate sulla campanellina e, per sostenermi in maniera gratuita, mettete un like se vi va e acquistate dai link qui sotto su Amazon, qualsiasi cosa di Amazon. Bene, veniamo a noi. Sono andato nella mia profumeria per acquistare un profumo, perché ragazzi, quando un malato di fragranze vuole farsi un regalo, se ne va in profumeria e si compra un bel profumo, oppure se lo fa arrivare da internet, non lo so. Fatto sta che comunque sia, nel mio caso ho optato per andare nella mia profumeria di fiducia, che è Terriaca Profumi d'Autore, che si trova in centro Latina. Se siete delle zone limitrofe, ragazzi, vi invito ad andarci, dite che vi mando io, oppure la pagina Instagram Terriaca Profumi d'Autore, e così potete anche seguirli, fanno anche spedizioni. Vado lì e c'era Roberto, che ormai siamo diventati amici, e mi fa sentire un po' di profumi. Ma quando arriva a lui, a gozo di Jeroboam, se si dice così, Jeroboam, non lo so, mi sono innamorato. Io ho detto da subito, questo deve essere mio. L'ho sentito sulla mogliette e poi l'ho voluto sentire sulla mano, sulla pelle. È afrodisiaco. Ultimamente mi sto accorgendo sempre di più, purtroppo, e dico purtroppo, che il mio naso si sta allenando molto, e sentendo tanti profumi, moltissimi profumi di nicchia, non di nicchia, di tutti i tipi, diciamo che il fattore wow viene sempre a scarseggiare, sempre meno. Quindi quando sento un odore afrodisiaco di un profumo stupendo, non faccio più "oh mio Dio", come ad esempio è successo una volta con il Blind Sniff, se vi ricordate, di Amouage Reflection Man. Ma sono sicuro che se qualcuno di voi non ha dimestichezza con i profumi di nicchia o profumi veramente belli, o comunque non ne ha sentiti ancora tantissimi, questo è uno di quei profumi che ti fa dire wow, che ti fa sorridere quando lo senti, ti fa chiudere gli occhi, perché è paradiso in boccetta. Ci tengo a dire a tutte le donne che mi seguono che qui stiamo parlando di un profumo più femminile che da uomo, e ci tengo a dire a tutti gli uomini, a tutti i maschi, se vi piacciono i profumi che vi ho consigliato fino ad oggi e ne avete acquistato soltanto uno e vi siete trovati bene, questo vi piacerà. Ecco perché, cioè, sto dicendo questo perché è unisex al 100%, ma qualcuno di voi non potrebbe crederci quando vi dirò, adesso lo faccio, che è un profumo a base tuberosa. Ebbene sì, è la tuberosa più bella, più profumata che io abbia mai sentito in un profumo. È vero, non ho sentito milioni di tuberose, però per quanto mi riguarda, tra tutte quelle che ho sentito, niente viene paragonato a questo. È stupenda. La tuberosa è un fiore che sboccia di notte. La tuberosa è un fiore che deve far, praticamente, deve attirare gli insetti di notte. E quindi gli insetti di notte non vedono, non c'è luce e non ha un colore acceso e vibrante, no. Ha un profumo forte e intenso perché gli insetti devono seguire la scia del suo odore.
È un profumo ammaliante, un profumo molto particolare e femminile. Ma Geroboam in Gozo l'ha messa non al primo posto, perché la tuberosa non è il componente principale, poi tutto il resto da sottofondo. No. È un profumo che riesce ad amalgamare tutto insieme. C'è l'ambroxan, ci sono dei legni, ci sono dei fiori e io muoio. È un profumo irresistibile. Su un uomo lascia trasparire un, diciamo, un aspetto androgino. Ok, è un profumo androgino. Se vi piace L1212 Blanche, ad esempio, vi piacerà. Se vi piace Red Tobacco di Mancera, vi piacerà. Se vi piace... vediamo un po'... Cridaventus, vi piacerà. Perché Cridaventus? Perché Cridaventus in realtà non è così tanto mascolino. È un profumo fruttato all'ananas. E questo vi piacerà. È un profumo plasticoso, di note floreali, questa tuberosa, plasticosa, ok? Stupendo. Afrodisiaco. Ti fa venire voglia davvero di farci del sesso con questa boccetta. È sexy, è attraente, è seducente. Questo è il profumo più sexy che io ho nella mia collezione, o perlomeno il profumo più sexy per me, per un uomo come me. Cioè, io troverei... diciamo che quando lo indosso mi sento molto attraente, molto seducente, ok? Dio mio! Questa plasticosità non è da intendere in modo negativo, no. È una plasticosità che rende il tutto tondo, omogeneo, è rotondo, con questa... nota floreale, non definibile, e una nota legnosa molto, però io non so se c'è il sandalo, molto levigata, rotondissimo. Questo è un profumo rotondissimo. Per quando è adatto? Secondo me sempre, perché c'è una punta di dolcezza, non è dolcissimo, ma c'è una punta di dolcezza abbastanza naturale, adatta secondo me sia all'inverno che all'estate e anche nelle mezze stagioni. Durata, perché me l'avete chiesto in tanti, tante volte, mi dimentico di dire la durata dei profumi. Durata sulla mia pelle, che si beve il profumo, ragazzi. A me, vi ricordo che su di me Megamare fa 2 ore di scia forte, 4 ore di scia moderata, 6-7 ore su pelle. Stop. Sulla gente normale dura 48 ore, quindi io lo bevo il profumo. Su di me invece Gozo è durato con scia e durata, e scia e performance molto buone per 2 ore, ok? Dopodiché, fino a 6 ore circa, 5-6 ore, rimane su pelle. Comunque percepibile, quindi non è che ti proprio ti devi attaccare, percepibile nell'ambiente, ma non come le prime 2 ore. Queste sono state le performance su di me. È un estratto di profumo, sono 30 ml, costa 90 euro per 30 ml, quindi costa anche di meno dei profumi da 30 ml estratto de parfum che siamo abituati a conoscere, tipo Naso Matto e quant'altro. Secondo me è un profumo stratosferico. È nuovo, poi tra l'altro, non conoscevo questa marca, è la prima volta che mi porto a casa il profumo di uno Geroboam, ok? Questo è il mio primo profumo di Geroboam e sono entusiasta. Ve lo consiglio veramente di andarlo a sentire sia a uomini che a donne. Ragazze, fidatevi, uomini, fidatevi. È qualcosa di strepitoso, ai livelli veramente di un Orto Parisi o di un Naso Matto o quant'altro. Gozo, di Geroboam. Per quanto mi riguarda, il profumo più sensuale, sexy, su di me che io abbia mai posseduto e sentito. Strepitoso, strepitoso. Mi darete ragione? Chi lo sa. Se qualcuno di voi l'ha già sentito, scrivete qui sotto nei commenti, altrimenti fatemi sapere, datemi un feedback se lo comprate, se non lo comprate, su Instagram, così vi taggo anche nelle storie. Ragazzi, se vi è piaciuto questo
questo video, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!